Benvenuti in un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui andiamo a spiegare alcuni degli argomenti, topic e concetti che possono davvero aiutarci nello sviluppo delle nostre applicazioni front-end, soprattutto quando abbiamo a che fare con i framework, nel caso magari di React, un pochino più nello specifico. Oggi parleremo di quello che è lo spread operator. Non so se avete notato, ma ho cambiato il tema del mio Visual Studio Code, poi vi lascerò in descrizione quello che è il tema che ho appena messo, che mi piace un casino e mi casa un botto. Termini tecnici questi. Ma che cos'è lo spread operator? Lo spread operator si descrive con questi tre puntini e questi tre puntini ci permettono di scomporre quelli che sono degli oggetti iterabili nei suoi singoli componenti in diversi punti delle nostre o funzioni o comunque anche in dichiarazioni di variabili. Ma andiamo a vederlo subito all'opera, che sicuramente diventa più chiaro rispetto alle spiegazioni teoriche. Quindi chiariamo che la nostra costante lettere sia uguale a un array di parola. Questo è il nostro spread operator. Stiamo scomponendo quello che è l'oggetto iterabile stringa parola, che corrisponde a parola, e lo stiamo inserendo all'interno di un array. Andiamo ad avere un console.log del nostro letters, facciamo così perché sono plurali. Apriamo la nostra console, magari. Salviamo e come vedete otteniamo un array in cui la nostra stringa è stata decostruita in questa maniera. Quindi abbiamo un array di 6 elementi che arriva dalla nostra parola, molto molto comodo. E questo ci può essere ancora più utile quando magari volessimo andare a combinare più elementi. Vado a commentare questo console.log e magari ho const amici di Marco, che sono Daniele, Lucia e Samir, const amici di Leonida, ci sono Serse, Pat, Troclo e Aida, diciamo questi nomi qua. E poi abbiamo il nostro, la nostra guest uguale Leonardo DiCaprio. Immaginiamo appunto di dare una festa e quello che vogliamo fare è avere semplicemente un array che contenga tutti quelli che sono gli invitati a questa festa. Quindi avremo invitati uguale, e quello che possiamo fare è utilizzare lo spread operator per semplicemente dire che questo nuovo array sarà composto da amici di Marco, amici di Leonida, in ultima analisi la nostra guest. Andiamo a console loggare i nostri invitati e otteniamo un nuovo array contenente tutti gli altri elementi come singoli elementi all'interno del nostro array invitati. Se io andassi a togliere quello che è lo spread operator, ecco che otterrei un array di tre valori contenente array di array. Avrei dei metodi alternativi che possono essere, per ottenere lo stesso risultato, che potrebbe essere dot flat, che ci ridà un array, elimina gli array di array innestati, elimina gli elementi innestati. Oppure, molto complicato, dovrei, per ottenere questo risultato, andare a dire che invitati è uguale a una template string di, diciamo così, copriamo un attimo questa roba qua perché ci servirà, amici di Marco, virgola, amici di Leonida, virgola, guest, dot
split e lo splitteremo alla virgola. E in questo modo ottengo lo stesso risultato. Attenzione agli spazi, devo stare molto attento, devo togliere lo spazio, risalvare e ora ho effettivamente tutti quelli che sono i nostri risultati. Ovviamente, come vedete, questo non è sicuramente il metodo più intuitivo a confronto con quello che avevamo prima, ovvero semplicemente un amici di Leonida, amici di Marco con lo spread operator, è la nostra super guest. Ok, vedete quanto semplifica di molto il nostro codice. Ma questo ci è molto comodo anche per copiare quelli che sono dei valori mutabili senza andarli ad alterare quando modifichiamo la copia, perché se io in questo momento andassi a dire che gli amici di Leonida sono gli stessi di amici di Marco e andassi a dire che amici di Leonida 2 uguale Pino e andassi ad avere un console.log, virgola, dot log degli amici di Marco, a questo punto ho modificato anche gli amici di Marco, quindi tutte quelle che sono le modifiche che vado ad apporre agli amici di Leonida causano un problema anche su amici di Marco. Aggiungessi Ismael, mi troverei al fatto che adesso anche Marco ha un amico Ismael, e questo ovviamente non deve assolutamente succedere. Per evitare questo, questo succede perché quando noi lavoriamo con gli oggetti mutabili, in questo momento noi andiamo a copiare il riferimento a questo oggetto, ok? Perché quando noi andiamo a creare questo array, creiamo, occupiamo della memoria e poi diciamo ad amici di Marco, chiamiamolo la chiave, che per noi è una variabile o una costante, di puntare a questo oggetto, quindi a questo elemento. In questa maniera noi andiamo a dire ad amici di Leonida di puntare dove punta amici di Marco. Questo è quello che succede a livello più profondo, e quindi punta allo stesso oggetto. Noi non creiamo un altro elemento all'interno della nostra memoria identico a questo, facendo questa operazione. Diciamo ad amici di Leonida di puntare dove punta amici di Marco, per creare questo, perché ovviamente ottimizza lo spazio che noi utilizziamo. Per creare nuovamente questo array e far sì che amici di Leonida non vada ad alterare anche amici di Marco, quello che devo semplicemente fare è dire che amici di Leonida non è uguale ad amici di Marco, ma è uguale a tutti gli elementi all'interno di amici di Marco. In questa maniera, come vedete, andando a consologare amici di Marco, nonostante io abbia inserito un nuovo valore all'interno dell'array, in questo modo non sto andando a modificare anche l'altro array, perché ho fatto una copia profonda. Ovviamente questo non funziona solo con i nostri array, ma funziona anche con gli oggetti. E quindi se noi avessimo const giù persona uguale nome Daniele, cognome di Stefano, cognome da carabiniere, anche in questo caso io posso andare a copiare persona 2, quello che è persona. Quindi nel caso avessi const, cioè const console.log di persona 2, come vedete console logo esattamente la stessa roba di Stefano Daniele. Magari questa roba qua la fermo un attimo. Console logo la stessa cosa. E quello che posso fare è anche poi andare ad aggiungere quelli che sono dei valori. Quindi se qua dicessi che città, mettiamo city perché l'accento è pacco, Napoli, ecco che
Persona 2 ha una nuova proprietà chiamata city con un valore adesso associato senza che vada ad influire su quello che è persona. Persona rimane comunque senza la proprietà city. Una cosa che non posso fare, almeno direttamente, è quella di andare a passare, magari a scomporre quello che è info. In questa maniera, per ottenere tutte le info della persona 2, non lo posso fare perché gli oggetti non sono iterabili, ma sono enumerabili. Volessi ottenere questo risultato, dovrei dire che voglio spreadare object.entries di persona 2. In questa maniera ottengo nuovamente, scusatemi, info, ottengo il risultato da me sperato, ovvero ottengo un array di array con chiave e valore, quindi sono in grado di avere queste informazioni e di lavorare con queste informazioni. Passassi quello che è dot flat, otterrei semplicemente tutte le informazioni del mio utente. Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Nella prossima lezione andrò a trattare quello che sarà il REST operator.